Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata dei grandi, grandissimi classici arcade con Vintage Gamers. Oggi voglio parlarvi di un capolavoro arrivato agli inizi degli anni 90 in tutte le sale giochi del mondo. Un picchiaduro caratterizzato dall'unicità dei suoi personaggi, che è stato capace di catturare milioni di videogiocatori grazie appunto all'unicità che ogni personaggio selezionabile aveva. Mosse speciali, combo, effetti grafici incredibili per quei tempi hanno garantito a questo capolavoro un successo planetario che ancora oggi possiamo trovare nelle console odierne. Non voglio portarvi via altro tempo e voglio lasciarvi alla mia recensione. Avrete 8 personaggi selezionabili e dovrete partecipare a un torneo che è stato indetto da Mr. Bison per scoprire chi sarà il guerriero più forte del mondo. Avete sicuramente capito di che cosa stiamo parlando e quindi vi lascio alla mia recensione di Street Fighter 2. Il 1991 fu l'anno in cui il mondo ebbe la fortuna di conoscere il videogioco che avrebbe rivoluzionato per sempre lo stile di combattimento uno contro uno. La meccanica di gioco è elementare. Combatterai al più grande torneo del mondo di arti marziali, sfidando avversari con stili di combattimento unici con lo scopo di diventare il World Warrior, il campione del mondo, ma non prima di aver sfidato i 4 boss finali. Street Fighter 2 The World Warrior introduce un sacco di novità che il primo capitolo della saga, uscito 4 anni prima, non poteva vantare. La possibilità di scegliere il proprio personaggio tra gli 8 presenti, ognuno con il proprio stile di combattimento e abilità uniche. L'introduzione di mosse speciali generate dalla pressione in sequenza dei 6 tasti e un comparto audio-video eccezionale. Sono solo questi alcuni degli elementi che hanno consacrato nella Hall of Fame Street Fighter 2, rendendolo uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi. Gli eventi del gioco si svolgono 9 anni dopo il primo Street Fighter. Mr. Bison, un tiranno a capo dell'organizzazione criminale Shadaloo, indice un torneo di arti marziali con lo scopo di individuare il lottatore più forte del mondo, sconfiggerlo e possederne il corpo in modo da diventare l'essere perfetto. Ogni guerriero ha un motivo ben preciso per partecipare al torneo. C'è Ryu che vuole misurare le proprie capacità, Dalsim che è intenzionato a porre fine alla tirannia di Bison, o Chun-Li che vuole vendicare la morte del padre per mano di Bison stesso. Il gioco si svolge su round della durata di 99 secondi. Il primo lottatore ad ottenere 2 vittorie si aggiudicherà il match. Nella parte alta dello schermo vedrai la barra della salute che diminuirà ad ogni colpo subito e che se portata a 0 caserà il KO. Se capitasse che allo scadere del tempo entrambi gli avversari siano ancora in piedi, il vincitore sarà colui che avrà subito meno danni. La novità che porta Street Fighter 2 è l'enorme quantità di mosse speciali uniche che ogni personaggio può eseguire. Alcune di queste si scopriranno solo sul campo, mentre per le altre avrete bisogno di veri e propri manuali che vi indicano la sequenza corretta dei tasti, a volte addirittura 7. Ma la soddisfazione che proverai quando vedrai un Hadouken di Ryu, il fuoco sacro di Dalsim o le mille manate di Honda varranno lo studio e la pratica. I più affezionati della saga ricorderanno il bonus stage che vedeva il nostro guerriero confrontarsi contro un'automobile, con lo scopo di distruggerla nel minor tempo possibile per guadagnare punti extra. Questa scena fu introdotta nei capitoli successivi alla saga. E bisogna infatti dire che Street Fighter 2 non ebbe mai un sequel ufficiale, ma Capcom,
cavalcando l'enorme successo in sala giochi, distribuì negli anni versioni aggiornate del gioco che inclusero nuovi personaggi giocabili, nuove mosse e alcune sessioni di single player che servirono appunto per spezzare la continuità dei combattimenti, come nel caso della macchina che abbiamo citato poc'anzi. Arrivarono sul mercato ben 6 versioni aggiornate del gioco. Tra queste ricordiamo Street Fighter 2 Champion, nella quale furono introdotti 4 nuovi personaggi, i boss finali del capitolo precedente, e la modalità Versus dava la possibilità di scegliere lo stesso personaggio, semplicemente con colori dell'abito diversi. Altrimenti ricordiamo anche Street Fighter 2 The New Challengers, che vide un notevole miglioramento nel comparto grafico e sonoro e l'arrivo di altri 4 nuovi guerrieri, che portò così il gioco ad aver ben 16 personaggi selezionabili. Come ovvio che sia, il gioco fu convertito per la maggior parte delle console, passando dallo Spectrum al Master System, al Game Boy, insomma, fino a raggiungere la prima conversione decente con il Super Nintendo. I seguiti poi proseguirono su PlayStation e Xbox e tuttora vengono sviluppati capitoli per le console di nuova generazione. In conclusione, Street Fighter 2 è un videogioco da avere. Troverai sempre il tempo per una breve partita, anche se non mancheranno gli episodi in cui ripeterai 4 o 5 volte lo stesso combattimento. Il gioco offrirà tanto anche nella modalità a due giocatori, che quasi sembra essere migliore e meno ripetitiva del single player, regalandoti tanto divertimento e competizione con i tuoi amici. Anche per oggi la mia recensione finisce qui. Vi ringrazio per avermi seguito, spero vi sia piaciuta e vi invito ad iscrivervi al canale YouTube Vintage Gamers, videogiochi dagli anni 80 e 90. Grazie a tutti e ci sentiamo domani. Ciao!